Rieccoci al consueto appuntamento con le classifiche di vendita e di preordine nella nostra rubrica Best of the Week. Ricordiamo che le classifiche di vendita sono fornite da ESVI in collaborazione con GFK Retail and Technologies e si riferiscono in questo caso alla settimana dal 30 gennaio al 5 di febbraio, mentre la classifica di preordine è fornita da GameStop e si riferisce all'ultima settimana, ossia quella dal 6 al 12 di febbraio. Cominciamo subito con la classifica di vendita su console, dove la decima posizione è per un titolo 3DS, un titolo che ha permesso alla portatile Nintendo di scalare le classifiche e piazzare un bel po' di unità, soprattutto a cavallo delle festività natalizie e in seguito al taglio dei prezzi. Il titolo è Mario Kart 7, settimo capitolo della serie Mario Kart, che introduce diverse novità, nuove piste che affiancano le piste classiche della serie, la possibilità di correre sott'acqua e di planare, il multiplayer online e ovviamente il 3D stereoscopico. Nona posizione, e questa è una sorpresa, per l'edizione limited di Medal of Honor, titolo del 2010, che rientra in classifica in versione PlayStation 3. Ottava posizione per una new entry, picchiaduro Soul Calibur 5 in versione PlayStation 3. Il quinto capitolo della celebre serie Ad Incontri di Namco Bandai è uscito nei negozi il 3 febbraio e in soli 3 giorni è riuscito ad acciuffare la top 10. Ottimo debutto dunque per questo titolo, con tante novità sul fronte del gameplay e poi come guest star il personaggio di Ezio Auditore, il maestro assassino della saga di Assassin's Creed. Siamo certi che nella classifica di settimana prossima troveremo Soul Calibur 5 ancora più in alto. Settima posizione per un'altra new entry della nostra classifica, ossia la Collection HD di Metal Gear Solid, sempre in versione PlayStation 3. Quella dei remake in HD è una moda che sta prendendo sempre più piede e Konami ha deciso di cavalcarla riproponendo due classici di Hideo Kojima. I fan hanno apprezzato e premiato questa collection con numeri di vendita interessanti. Il prossimo appuntamento sarà con i remake HD di Silent Hill 2 e Silent Hill 3, imperdibili per gli appassionati della serie. Sesta posizione per il titolo dei record, ossia Call of Duty Modern Warfare 3, naturalmente in versione PlayStation 3, sviluppato da Infinity Ward e Sledgehammer Games. Questo gioco ha permesso ad Activision Blizzard di incassare oltre $1 miliardo in soli 16 giorni, battendo perfino il record al botteghino di Avatar. Un successo annunciato, quello di tutti i Call of Duty, anche quando, come in questo caso, le novità non sono poi così tante rispetto al capitolo precedente della serie. Quinta posizione per l'unico titolo calcistico di questa classifica, strano a dirsi, ma questa settimana è così. Il gioco in questione naturalmente è FIFA 12 e la versione è quella PlayStation 3. Ormai FIFA 12 si è sostituito a PES nel cuore degli appassionati di calcio simulato. Arriviamo così nella zona più alta della classifica, la quarta posizione è per il nuovo Final Fantasy, Final Fantasy 13-2 in edizione Crystal, ovvero da collezione, e in versione PS3 naturalmente, protagonista una ragazza, Sera Farron, che insieme al giovane Noel Kreiss viaggerà nel tempo alla ricerca della sorella scomparsa, sorella che tra l'altro è la protagonista del precedente Final Fantasy, quindi Lightning. Tra le novità troviamo un nuovo combat system, mentre i viaggi nel tempo introducono un elemento di non linearità. L'edizione Crystal contiene un artbook, una t-shirt, delle cartoline collezionabili, una stampa ad alta definizione di Lightning e la colonna sonora del gioco su 4 CD. In terza posizione, quindi in zona podio, si piazza un titolo esclusivo PlayStation 3, ovvero Uncharted 3, l'inganno di Drake. Il terzo capitolo delle avventure di Nathan Drake svela parecchi retroscena sul passato del protagonista, incluse le vicende che l'hanno portato a conoscere l'amico e mentore Sully. Nathan dovrà poi avventurarsi nel deserto alla ricerca della città perduta di Hiram. Davvero imperdibile questo gioco per gli appassionati che possiedono una PlayStation 3. Seconda posizione, e qui c'è un colpo di scena. Scalzato dal gradino più alto del podio c'è il titolo che per settimane ha tenuto banco al vertice della classifica, ovvero il dance game Just Dance 3 di Ubisoft in versione Nintendo Wii. La prima posizione quindi, che si intuiva già dal quarto posto conquistato dall'edizione Collector, e quindi saldamente nelle mani di Final Fantasy 13-2 in versione PS3, risultato
sorprendente perché ha raggiunto in soli 3 giorni, visto che il titolo è uscito nei negozi il 3 di febbraio, quindi a metà della settimana a cui si riferisce questa classifica. Ma è anche una dimostrazione di quanto sia apprezzata questa serie storica di Square Enix, che in 25 anni ha venduto oltre 100 milioni di copie. E qualcosa ci dice che settimana prossima ritroveremo questo titolo sempre al vertice. Tra l'altro, questa settimana nessun gioco in versione Xbox 360 è riuscito ad inserirsi in classifica. PS3 ha letteralmente dominato, occupando tutte le posizioni tranne la seconda e la decima. Passiamo ora alla classifica PC, classifica che in decima posizione vede il calcistico FIFA 12 di Electronic Arts, mentre la nona posizione appartiene all'RPG che ha conquistato meritatamente il titolo di gioco dell'anno 2011, ovvero Skyrim, quinto capitolo della saga degli Elder Scrolls. All'ottavo posto si piazza il simulatore di volo X-Plane 8 Premium di FX Interactive, sempre molto apprezzato. In sesta e settima posizione troviamo invece i due sparatutto in prima persona che si sono contesi i favori degli appassionati a ridosso delle festività natalizie, ovvero Call of Duty Modern Warfare 3 e Battlefield 3. Nelle ultime settimane Battlefield, almeno su PC, era riuscito a far meglio di Call of Duty, ma a questo giro è il titolo Activision ad avere la meglio. In termini assoluti sappiamo che Call of Duty ha venduto molto di più del rivale, considerando tutte le piattaforme. Quinta posizione per un altro titolo di FX Interactive, ovvero King's Bounty Crossword Premium, espansione del gioco di ruolo tattico King's Bounty Armored Princess. Quarta posizione per gli immancabili Sims di The Sims 3. E terza per un altro immancabile di questa classifica, ovvero Football Manager 2012, il manageriale calcistico di Sega che da settimane spadroneggia nella zona alta della classifica di vendita su PC. La seconda posizione appartiene ancora ai Sims, con l'espansione Master Suite Stuff di The Sims 3, che contiene oggetti di lusso e perfino biancheria intima sexy. I gusti degli utenti sono questi e quindi dobbiamo accettare la nona posizione di uno Skyrim e la seconda di Master Suite Stuff. Ma veniamo alla prima posizione, che manco a dirlo è in mano al re degli MMORPG, con la carta prepagata da 2 mesi per giocare a World of Warcraft. Il titolo Blizzard fa dunque il bello e il cattivo tempo in classifica, mentre, esattamente come avevamo previsto la scorsa settimana, il rivale Star Wars The Old Republic è già uscito dalla top 10. Passiamo allora alla top 5 di preordine fornita da GameStop. Top 5 che come periodo si riferisce alla settimana dal 6 al 12 di febbraio e che ricalca esattamente la classifica di settimana scorsa. Quinta posizione dunque per il ritorno di Max Payne nel nuovo Max Payne 3 di Rockstar, uno sparatutto in terza persona in sviluppo presso gli studios Rockstar di Vancouver. Quindi alle spalle non ci sarà come in passato lo sviluppatore Remedy e neppure il creatore della serie Sam Lake, e per quanto ci riguarda questo è un bel fattore di rischio. Comunque la trama si svolgerà 8 anni dopo le vicende del secondo capitolo e vedrà Max impegnato in Brasile nel ruolo di guardia del corpo di un narcos locale. Quarta posizione per il nuovo Resident Evil Operation Raccoon City, che a dispetto del nome che porta non sarà un survival horror ma un third person shooter a squadre, con una forte accento sulla componente multiplayer, in cui nei panni di un gruppo di mercenari Umbrella bisognerà ripulire Raccoon City dopo l'incidente del virus G, combattendo contro orde di zombie e contro l'unità Spec Ops incaricate di trarre in salvo i superstiti. Il gioco, che temporalmente si colloca durante gli eventi di Resident Evil 2 e Resident Evil 3 Nemesis, uscirà nei negozi il prossimo 23 marzo 2012 per PS3 e Xbox 360. Più avanti arriverà anche su PC. Terza posizione sembra fatta apposta per il terzo capitolo della storica serie Diablo di Blizzard, che proprio lo scorso dicembre ha festeggiato i suoi 15 anni. Il primo Diablo infatti uscì nel 1996, mentre Diablo 2 4 anni dopo soltanto nel 2000. Diablo 3 invece si è fatto attendere molto di più, visto che uscirà nella prima metà di quest'anno, a 11 anni di distanza dal secondo capitolo. Tra l'altro è stato rimandato proprio di recente. Comunque è confermato che arriverà pure su console. Speriamo che non ci siano ulteriori ritardi. Trattandosi di un titolo Blizzard, il successo è praticamente assicurato e gli appassionati dovranno quindi prepararsi a perdere ore e ore di sonno nell'esplorare dungeon, sconfiggere boss nei vari livelli di difficoltà proposti dal gioco. Seconda posizione invece non per un gioco ma per una console,
la nuova portatile Sony PlayStation Vita, un gioiello al top per tecnologia con processore quad-core, schermo OLED ad alta risoluzione, doppio touch frontale e posteriore, doppio stick analogico, doppia fotocamera frontale e posteriore, connettività Wi-Fi e opzionale anche 3G. Una console rivoluzionaria che uscirà in Italia il 22 di febbraio e che offrirà la potenza di una PS3 ma in una tasca. Arriviamo così alla prima posizione di questa classifica di preordine, questa top 5 by GameStop, dove ancora una volta si piazza il nuovo capitolo, il terzo della saga di Mass Effect. Mass Effect 3 sarà uno dei primi titoli AAA in uscita in questo 2012 e siamo tutti ovviamente ansiosi di tornare a vestire i panni del comandante Shepard in questa sua ultima disperata battaglia contro i Reaper e anche contro l'associazione Cerberus, che ora si è schierata contro di lui. Per vivere l'epica conclusione della storia dovremo però attendere fino a marzo, l'8 marzo in particolare. L'offerta della settimana di GameStop riguarda però questa volta un altro titolo e non Mass Effect, la cui uscita è attesa per il prossimo 24 di aprile, dunque ancora più avanti. Il titolo è Prototype 2 di Activision. Prenotandolo da GameStop in edizione Rednet Collector riceverete un contenuto esclusivo, sia il Biobomb Butt Kicker, ovvero una mossa speciale che permetterà di calciare con violenza i nemici colpendoli proprio lì nel fondo schiena, e poi lo steelbook del gioco. All'interno della Rednet Edition ci saranno una serie di eventi e sfide che potranno essere sbloccati ogni settimana a partire dal lancio mondiale del 24, e per chi le finirà ci sarà un bonus speciale e poi degli esclusivi dietro le quinte, delle nuove mutazioni e degli avatar per Xbox Live, ovviamente in quest'ultimo caso solo per gli utenti Xbox. E con questo abbiamo concluso. L'appuntamento è per settimana prossima con le nuove classifiche di vendita e di preordine e con la nostra rubrica Best of the Week.